Fabian Biggers ha iniziato la sua attività nel 2005, quando si è laureato, e si è inventato come tesi di laurea, ha portato avanti un progetto che si chiama Open Object. Open Object che è stato utilizzato come motore per integrare Python con PostgreSQL, che è un database anche esso totalmente open source. E questo motore lui dopo ha deciso di utilizzarlo per metterci sopra delle funzionalità per React. Quindi il motore di OpenRP alla base c'è OpenObject. Questo OpenObject è stato rilasciato anche esso tutto open source, sono nate diverse comunità in tutto il mondo e si è sviluppato. Lo sviluppo di OpenApp è su Launchpad, quindi Launchpad prima abbiamo visto GitHub, è simile, molto simile, e se voi volete andare a vedere dovete cercare OpenApp Project Group e troverete una miriade di progetti collegati ad OpenApp, tra cui anche quello della comunità italiana di cui faccio parte, e dopo vedremo. Allora, un po' di numeri. OpenApp oggi, diciamo, è l'open source delle aziende più distribuito al mondo. Ha 2 milioni di utenti e ha 550 partners distribuiti in 110 paesi. I partners sono quelli riconosciuti dalla casa madre e che contribuiscono annualmente con un canone a sovvenzionare lo sviluppo. La casa madre è OpenRP SA e si trova in Belgio. Poi ha anche una succursale in India e una negli Stati Uniti. Sono al momento, stanno crescendo a livello esponenziale, ci sono 3360 moduli. Un modulo può essere un applicativo completo come la produzione, il magazzino, la fatturazione, ma può essere anche una leggerina da stampa. Quindi molto probabilmente se avete un problema già qualcuno l'ha risolto, una delle varie filosofie dell'open source. E attualmente ci sono anche 1500 sviluppatori attivi in tutto il mondo. OpenApp SA, che questa è la foto loro, ne sono 200, poco più di 200 che stanno in Belgio, poi ci sono gli indiani e ci sono gli americani. Ok, questa è la comunità italiana. Il sito è questo qui, openappitalia.org. Chi volesse addentrare in questa comunità, fate riferimento a questo sito. C'è diversa documentazione anche su come installarlo, il forum e altre cose. Nel 2011 la comunità italiana è stata premiata come una delle comunità più attive. Vi ricordo che ci stanno un centinaio di comunità, una in ogni parte, in una nazione. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di localizzare OpenRP, cioè vuol dire adeguare il sistema OpenRP alle casistiche italiane, quindi ne so, il DBT, il registro IVA, la liquidazione IVA, tutte queste cose che sull'OpenRP casa madre non fa. Allora, chi usa OpenRP? Forse qualche nome lo conoscete, lo usa Canonical, che è fondatore di Ubuntu, e anche, ecco, anche questo è uno dei motivi per cui OpenRP si sviluppa su Launchpad. Launchpad è una piattaforma di Canonical. Lo usa Danone, che è una multinazionale, la Singer, che è quella che fa le macchine da cucire, la Poste, che è la posta francese, Atlas Copco, che è una multinazionale di costruzioni in tutto il mondo, e il governo del Portogallo, non so in quale ambito, però c'è. Allora, andiamo a vedere brevemente le caratteristiche. Le caratteristiche, innanzitutto, che da adesso siamo alla versione 7 di OpenRP, a primavera 2014 uscirà anche la 8. Fino a 2 anni fa questa parte è uscita, la versione web, nel senso che OpenRP è server e poi c'è l'interfaccia web, quindi è multipiattaforma. Il lato server gira su qualunque sistema operativo, ovviamente noi consigliamo Ubuntu,
Poi lato client invece su qualunque sistema operativo ci si accede tramite browser, quindi tutto è accessibile da qualunque sistema. Tra l'altro per il preset, di cui vedremo qualche cosa, è stato l'interfaccia grafica è ottimizzata anche per i tablet. Un'altra caratteristica è multilingua. L'utente, noi possiamo benissimo installare OpenRP e poi dire installami lo spagnolo, l'inglese e l'italiano. Ah, no, l'inglese no, perché è la lingua base, lo spagnolo e l'italiano. Poi quando noi codifichiamo gli utenti possiamo dire questo è un utente spagnolo, questo è un utente italiano. Quando l'utente spagnolo si collega a OpenRP gli risponde, vedrà l'interfaccia tutta in spagnolo. Questo è utile se uno ha dei commerciali in tutto il mondo, può fare entrare e ognuno farmi vedere nella propria lingua il gestione. È multi-azienda vuol dire che per i grandi gruppi, ma anche con i piccoli che ha delle aziende satellite, può entrare dentro OpenRP e gestirle tutte contemporaneamente, senza dover uscire e rientrare con un nuovo database. Tutti i database, il database contempla l'utilizzo di più aziende contemporaneamente. Ok, un ERP, diciamo che questo è il significato, Enterprise Resource Planning, cioè pianificazione delle risorse di impresa. In realtà cioè OpenRP è un ERP puro, cioè non è un gestionale, non è tecnicamente corretto chiamarlo gestionale, è un ERP puro, nel senso che lui va a gestire i processi delle aziende. Cioè, un esempio potrebbe essere il DDT, che noi il DDT diciamo, carichiamo il DDT che dobbiamo spedire la merce. OpenRP invece gestisce il movimento di magazzino, cioè il DDT è un flusso dove io un flusso di magazzino dove gli dico a questo punto la merce sta uscendo, metti i riferimenti del DDT. Adesso questo è un po' spiegato, un po' complesso, però diciamo che è molto orientato al processo OpenRP. Questo è un esempio, lo spiego brevemente e poi lo vedremo in pratica. Allora, OpenRP è diciamo un software orientato all'azienda, cioè però l'azienda, ogni componente di OpenRP è orientato all'oggetto, quindi quando parliamo di oggetti in OpenRP parliamo di ordine di vendita che è un oggetto, il cliente è un oggetto, la fattura è un oggetto e cominciamo a abituarci a ragionare in questo modo che ci verrà semplice dopo per capire come funziona. Allora, l'oggetto, adesso questo è un esempio, è l'ordine di vendita, è un oggetto, avrà diversi stati, bozza, preventivo, ordine di vendita e completato. Questi sono gli stati e ogni stato verrà alimentato da delle azioni, quindi quando farò un'azione la conseguenza sarà quella del cambio di stato e sotto avremo un log dove ogni operazione verrà registrata, quindi noi vedremo tutta la storicità di ogni oggetto. Andiamo a vederlo un attimo. Qui ci siamo. Allora, questa è l'interfaccia. Sopra troviamo la striscia nera che ci sono le voci dei vari moduli installati. Vi ripeto, ci stanno più di 3.000 moduli. Un modulo, in questo caso, ha installato le vendite, la contabilità, precisi sono gli acquisti, il magazzino, la produzione, risorse umane, fleet sono la flotta dei veicoli, ma ce ne sono un'infinità di moduli. Allora, OpenRP 7 ha introdotto una grossa novità rispetto a quello precedente, che è quello del modulo della comunicazione, che è quello che lui per default installa quando installiamo una parte server, che è praticamente tipo un client di posta elettronica, ma praticamente un client di messaggistica dove andranno a confluire tutte le informazioni aziendali di come si stanno muovendo diversi oggetti, quindi se un DDT è passato da DDT a fattura, se un ordine è entrato in produzione, tutta una serie di comunicazioni.
Allora io vi vorrei far vedere brevemente un attimo l'interfaccia come è fatta. Allora qui siamo sui clienti, entro dentro una scheda cliente, ci vado in modifica. Allora questa è l'interfaccia dove vi faccio vedere, questo è l'oggetto cliente, si vede un po' male. Comunque l'interfaccia, questo è l'oggetto cliente, sotto ci sarà l'elenco di tutte di tutti i log, cioè di tutti i cambiamenti che questo oggetto cliente avrà. Allora, adesso vi faccio vedere un ciclo classico, cioè quello del contatto, il contatto che a cui facciamo il preventivo che diventa ordine, l'ordine che diventa fattura, insomma. Allora vi faccio vedere il lead chi ha visto il CRM, chi si occupa del CRM sa che un lead è un contatto non definito. Vado a una fiera, c'è un signore che mi chiede informazioni, io lo registro, cioè non è un cliente, è un contatto indefinito. Allora per esempio io qui faccio crea e chiamo nome azienda PSX e basta per ora, faccio salva. Allora quindi io qua tra i lead ho il nome Fabio. Allora entro dentro Fabio. Allora vedete, dentro ogni oggetto ci sono dei pulsantini in alto a sinistra che di solito diventano rossi perché sono quelli che in base allo stato dell'oggetto sono quelli che mi danno l'opportunità di andare avanti. In questo caso c'è converti ad opportunità, cioè vuol dire che magari io voglio iniziare una trattativa con questo Fabio e allora gli dico converti in opportunità. Dopo vediamo che cosa vuol dire convertire in opportunità. Gli dico di non creare un nuovo cliente perché ancora non è il cliente, faccio crea opportunità. A questo punto se io vado sulle opportunità, vedete, ho messo Fabio come nuovo, ho le diverse qualificazioni, i diversi stadi di una trattativa, qualificazione, proposta, negoziazione e vinto. Allora mettiamo caso che io gli ho telefonato, allora però acchiappo questo qui, lo metto in fase di qualificazione. Poi magari un signor Fabio mi dice fammi un preventivo, allora entro dentro l'opportunità e gli dico converti in preventivo. Lo converto in preventivo, a questo punto creo un cliente. Vi faccio notare che questo campo qui è un campo collegato a una tabella, cioè a una grafica. E mano a mano che scrivo, lui mi propone le corrispondenze con l'anagrafica esistente. Visto che ISX SPA non esiste come cliente, lui già mi propone di crearlo, ok? E lo creo, già ho creato il cliente. Questo pulsante qua mi permette di andare a rivedere l'anagrafica del cliente e mi apre, quindi è tutto collegato. Gli dico che è un'azienda, volendo posso anche completare, ma attualmente non c'è niente di obbligatorio. Faccio salva, quindi io ho già creato il cliente. A questo punto faccio crea, mi trovo agenda preventivo, ecco, adesso sono nel preventivo. Vi faccio notare, qui ci sono gli stadi del preventivo, adesso mi trovo in bozza preventivo, ok? E qui sopra ci sono i dati di testata e qua sotto le righe. Adesso aggiungiamo un articolo, vado in modifica. Aggiungo una linea, scrivo penna, descrizione, quantità, mettiamo 5, bel prezzo perché non ho caricato la mia grafica, ok, salvo, ok, adesso io qui ho il totale e qua sopra ho due pulsanti. Cioè adesso solitamente che succede? Il preventivo lo mando al cliente, già ho il pulsante qui, premo qui e lui già mi propone il client, cioè diciamo il messaggio di posta elettronica da mandare.
Guardate qui, lo vedete qui? Questo è un PDF dove lui già ci ha legato la stampa del preventivo. Guarda, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, questo è il preventivo che già lui ha preparato. Quindi qua non mi resta altro che scrivere a chi lo voglio mandare, a Fabio, a ISX, scusate. Ovviamente lui adesso mi ha aperto la schermata perché mi dice a chi lo mando, qua a questo cliente non ha le mail. A questo punto posso mandare il preventivo. Vi faccio notare qui che c'è usa template, io praticamente posso anche creare un template per ogni oggetto, ad esempio questo è l'oggetto preventivo, io ho il template legato all'oggetto preventivo per dirgli grazie signore, speriamo che possa andare tutto bene, io all'interno di questo template ci posso mettere anche dei riferimenti e quindi far apparire qui già la scritta. In questa parte qui può già apparire la scritta. Faccio invia, a posto. Guardate qui innanzitutto che è successo, io qui quando vado a riprendere il preventivo, già da bozza mi è passato a preventivo inviato. E vi faccio notare un'altra cosa, qui sotto c'è lo storico di quello che è successo a questo preventivo, cioè è stato creato, è stato fatto il preventivo, è stato inviato e qui c'è il PDF del preventivo che ho inviato, perché si memorizza il PDF perché volendo potrei anche modificarlo in preventivo e rimandarlo, quindi lui mi tiene la storicità di tutti i preventivi che mando. Vi faccio notare un'altra cosa, qui c'è seguendo, chi usa Twitter conosce bene questi sistemi, cioè io posso dire che il preventivo ogni volta che cambia stato, quindi ho inviato le mail o l'ho passato ad ordine confermato, lui manda questi signori qui ad admin, in questo caso di SX SPA, ogni volta manda un messaggio per dire ecco l'ordine è partito, ecco l'ordine è stato confermato, ecco l'ordine è stato fatturato, lo fa in automatico. Quando confermiamo l'ordine, ecco adesso qui stiamo sull'ordine di consegna, lui che fa? Mi crea un ordine di consegna, cioè dice al magazzino di preparare la roba. Allora io vado, se vado sul magazzino ordine di consegna, mi trovo le varie spedizioni che devo preparare, tra cui c'è anche SXSPA, però mi dice in attesa di disponibilità perché la merce non ce l'ho in magazzino. Non c'è il magazzino. Allora, se io entro dentro, mi fa vedere che devo spedire questi 5 pezzi e che il magazzino non ci sta. Allora, però che succede? Se io vado sulla penna PNFRT, fa vedere se l'ho modificata bene. Questa è la grafica, questa è la scheda dell'articolo. Approvvigionamenti, ok, qua non ho messo il fornitore, adesso ci aggiungo, gli dico che questa penna qui la compro, non è che la produco, la compro, e gli dico pure da quale fornitore, gli dico inchiostro in, e gli dico che la pago 1,3, faccio salvo e chiudi, salvo. Adesso che succede? Se io faccio run scheduler, perché OpenRP ha anche un pianificatore, è anche un pianificatore, cioè lui prende gli ordini e dice io ho bisogno di una penna FRT da mandare. Allora lui dice in base a chi è il fornitore, mi dovrebbe creare un ordine al fornitore. Allora faccio run scheduler. Okay. Adesso se vado sugli acquisti, guardate, allora se vado sugli acquisti, tra i preventivi, mi ha già messo questo qui, un preventivo per inchiostro Inc, per questo fornitore qua, perché lo schedulatore non genera mai un ordine fornitore, genera sempre un preventivo per un fornitore, dopo noi li ricontrolliamo e se sono tutti ok li confermiamo. Ecco, infatti mi ha creato un preventivo per il fornitore. Io a questo punto,
stesso identico funzionamento come abbiamo fatto per il cliente, possiamo anche fare invia tramite mail, lui mi fa, mi allega il PDF e io lo mando al fornitore. Posso anche qui crearmi il mio template e lo mando, adesso facciamo finta che l'ho mandato, lo confermo l'ordine, lo stato adesso è passato in ordine d'acquisto. E adesso che succede? Come è successo per l'ordine cliente, quando l'abbiamo confermato che mi ha creato un ordine di consegna, cioè gli ha detto al magazzino prepara la roba da spedire, però lo stato era in attesa di disponibilità, per quello che quando noi confermiamo un ordine d'acquisto, il magazzino ci avrà, gli verrà detto tra le spedizioni di entrata che dobbiamo ricevere una consegna da parte di Inc. Se io vado sul magazzino, vado su spedizioni di entrata, vedete, ho questo, ho questi 5 pezzi da far entrare. Se adesso il magazziniere fa ricevi, cioè me li fa entrare, qui ovviamente la quantità la può anche modificare se eventualmente il fornitore mi invia di meno di quelli che abbiamo richiesto, facciamo ricevi, questo l'abbiamo fatto entrare, mandiamo in contabilità, così dopo quando riceveremo la fattura dal fornitore già potremo controllare la corrispondenza tra quello che ha, ci aspettiamo come fattura di fornitore e quella che realmente ci manda il fornitore. Quindi se adesso vado su ordine di consegna, guardate un po', è successo che questo prima, questo ordine qui che prima era in attesa di spedizione, adesso è pronto per la consegna. Quindi lo evado, faccio consegna, confermo che sono 5 pezzi e l'ho fatto. Mando in fatturazione. Ecco, a questo punto io già ho la fattura. Vi voglio far notare una cosa, questo è l'oggetto fattura di OpenRP, cioè questa è una scrittura contabile a tutti gli effetti, cioè OpenRP non esiste il documento fattura che poi dopo noi contabilizziamo, succede già di gestionale, non so, c'è esperienza di gestionale, succede che tu fai il documento e periodicamente trasformi questo documento in registrazione contabile. No, questa è già una registrazione contabile, la si vede in questo formato documento perché se lui sa che è una fattura, allora per facilitare la registrazione contabile te lo mostra in questo modo qui. Allora, diciamo, questo è il flusso principale, però diciamo anche che OpenRP gestisce, e in questo è molto utilizzato, la produzione, gestisce molto la produzione, quindi distinte basi, dove viene specificato che per questo articolo mobile A è composto da un prodotto da un piano A, piano B e due cassetti, e se io faccio un ordine cliente, adesso non c'è tempo, però se io faccio un ordine cliente del mobile A e faccio, lancio lo schedulatore, lui non mi crea un ordine al fornitore, un preventivo al fornitore, ma mi crea un ordine di produzione, perché gli ho detto che il mobile A è un mobile che produco io. Semmai mi ordina, mi fa un ordine al fornitore per il piano A, per il piano B e per i cassetti se mi mancano, se non ce li ho. Okay? E alcune potenzialità sono anche nella gestione del routing, che adesso io qui non ho gestito, cioè nel dire questo mobile A io lo compongo utilizzando 2 ore del reparto che sta in magazzino di prelievo del materiale, mezz'ora del geometra che mi misura una cosa, oppure cioè quindi poter oltre che stabilire i materiali che utilizzo per comporre il mobile, anche dire quali risorse all'interno dell'azienda utilizzo. Questo perché? Perché sapendo i centri di lavoro che vado a toccare per creare il mobile, sapendo il costo di ogni centro di lavoro, io so pure quanto mi costa il mobile A. Cioè so che mi costa 100 euro di materie prime, so che mi costa 20 euro dell'operaio che mi è andato a prendere la roba in magazzino, so che... cioè ho un ABC dei costi. Okay. Allora, un'altra potenzialità di OpenRP sono le viste sono favolose, in base agli oggetti che andiamo a toccare, se ad esempio l'oggetto ha il campo data, noi possiamo visualizzare gli oggetti in base come se fossero un calendario. Adesso vi faccio vedere un'installazione con più dati.
se vado sulle vendite, ordini di vendita, ok, ce ne ho diversi. Vedete qui, queste sono le diverse liste disponibili, questi sono gli elenchi degli ordini, ogni riga è un ordine, va bene? Allora, l'ordine è un oggetto che ha una data, per cui vedete c'è qui la lista calendario, ok, adesso io torno indietro, fino a trovare perché sono, ecco, vedete i colori, cioè posso beccare gli ordini con questa lista qui, in fase calendario. Posso anche trasformare la lista in un grafico. Posso la stessa lista in un grafico, posso gestire le righe, posso gestire la torta, posso visualizzare i dati e posso esportarli in CSV. Cioè questo è, su tutto, questo è standard su tutte le liste. Ci sono software che fanno solo questo. Allora, poi vi voglio far notare un'altra cosa, questo strumento qua sopra, riesce a vedere bene, questo qui, questo è uno strumento pure molto utile per chi deve andare a controllare i dati. Questo praticamente è un filtro, ma anche ha anche delle funzioni di raggruppamento. Per esempio, dici io voglio vedere solo i preventivi. Aspetta, solo i preventivi, non ce n'è nemmeno uno. Voglio vedere solo gli ordini di vendita. Ok, voglio vedere gli ordini di vendita da fatturare. Vedete che cambia sotto i dati che vengono visualizzati? Oppure c'è la possibilità di utilizzare il raggruppamento per, cioè questi sono i dati qua sotto, gli dico raggruppatemi per cliente e lui mi fa vedere tutti gli ordini raggruppati per cliente. Vi faccio vedere un'altra cosa, se io gli dico raggruppami per commerciale e lui mi raggruppa, cioè il commerciale sarebbe il venditore, mi raggruppa tutti gli ordini per venditore, però se premo dopo cliente lui mi fa il raggruppamento prima per commerciale e poi per cliente. Se io vado qua sotto, vedete, mi fa vedere per commerciale, mi raggruppa per cliente. E poi alla fine c'è l'ordine. Qua ad esempio Maria Rossi, Filtex ha due ordini, li apro e ci sono tutti e due. Lui è in grado di sentire l'ordine con cui noi utilizziamo il raggruppamento. Quindi se io dico stato commerciale, cliente, posso raggruppare, allora c'è un ordine di vendita, il commerciale, il cliente e l'ordine, okay? Queste funzioni qui le trovate su tutti gli oggetti di OpenFD. Adesso abbiamo visto l'ordine di vendita, ma lo trovate sulla fattura, lo trovate sul cliente, lo trovate sul fornitore. Quindi diciamo, queste sono le funzionalità generiche. Poi se andiamo a vedere i moduli che ci sono dei moduli spettacolari, tipo, vabbè, risorse umane, io adesso non voglio entrare, proprio voglio un attimo far vedere quelli che ci sono, c'è la codifica dei dipendenti, la gestione dei contratti dei dipendenti, c'è il modulo che gestisce le ferie, c'è il modulo per i timesheet che sono fogli di lavoro, che si collegano all'analitica, alla contabilità analitica, per esempio per un'azienda di servizi che deve affrontare un certo progetto è importante che il proprio dipendente che va ad affrontare gli altri progetti riempia il timesheet dicendo io oggi sono stato 8 ore da questo cliente per questo progetto qui. Okay. Dopo lui, sulla contabilità analitica, riesce ad esplodere tutti i costi, quindi io so per ogni progetto quanto mi è costato. Ci sono i timesheet da validare perché praticamente come funziona? In OpenRP c'è la possibilità di gestire le risorse umane per dipartimenti, quindi ogni dipartimento ha il suo responsabile, ogni timesheet che viene compilato deve essere approvato dal suo responsabile e quindi dopo ogni azienda lo codificherà in base alle sue necessità. Però cioè, diciamo che una cosa del genere si può fare sia per un'azienda piccola che un'azienda gigantesca, perché in OpenRP tutte le tabelle che sono, diciamo, tutte le tabelle possono essere ad alberi infiniti, cioè per esempio se devo codificare i dipartimenti posso fare infiniti dipartimenti,
li posso relazionare uno sopra l'altro e farli infiniti. Lo stesso che ne so per i prodotti, tante volte mi è capitato di utilizzare gestionali con questa categoria, sottocategoria merceologica, qua possiamo andare all'infinito a suddividere i prodotti. E poi, vabbè, questa c'è la gestione delle flotte, per esempio, cioè, la gestione delle flotte, che se noi abbiamo un automezzo lo codifichiamo e possiamo gestire, che ne so, tutte le riparazioni, tutti i cambi gomma, tutte le schede carburante, e lui ci terrà traccia di ogni cosa. E poi ovviamente tutto quello che viene registrato può essere passato in contabilità. La contabilità di OpenRP diciamo è una cosa veramente, mi è capitato raramente di dover fare una prima nota a mano, perché diciamo che viene i flussi provengono da diversi moduli, le fatture si spara la contabilità, le fatture di vendita già fatte in contabilità, non resta altro che confermarla. Il modulo degli acquisti, quando ricevo la merce, lui mi spara in contabilità la fattura fornitore in base all'ordine. Le schede carburante, se gestiamo i veicoli, me le fa da solo. Le spese degli agenti, possiamo dare la possibilità all'agente di caricarsi le spese carburante, ristorante, lui le manda e la contabilità se li vede li valida e già si trova la ricevuta caricata in contabilità. Vediamo, possiamo vedere, la produzione. Gli ordini di produzione, volevo far vedere questa cosa qui, il diagramma di Gantt per gli ordini di produzione, mediante il quale noi abbiamo una mappa dei carichi dei centri di lavoro. Quindi possiamo stabilire quali ordini di produzione mandare, far partire e quali no. Quindi, vabbè, praticamente questa linea blu è un ordine di produzione, vedete, lo possiamo spostare così in maniera grafica. E qui sopra ci sono i numeri, questi sono i numeri del 15 febbraio, marzo, e quindi posso spostare diciamo, l'entrata in produzione di un ordine in base ai carichi, che già graficamente vedo. Poi vabbè, ci sono tutta una serie di reportistica, allora si va sulle reportistiche, posso fare una serie di analisi, analisi delle vendite, col margine, questo l'ho fatto io, no? Col margine. Okay. Io mi fermerei qui perché vorrei lasciare spazio alla stampante 3D, però se avete domande... Una sola. La reportistica, poi dopo la potrei spostare in un file di qualcosa, un Excel, se non dovresti usare altre elaborazioni? Sì. Li posso spostare tutte nei futuri? Sì, lui non esporta in Excel, esporta in CSV, sì, però tutti i dati che vedete qui prima te li raggruppi come meglio credi, poi dopo metti la visualizzazione che fai qua, vedete, cioè visualizza dati, e poi fai download in CSV, ti fa vedere i dati questi qui. Poi addirittura c'è download come PNG, perché se devi fare la presentazione ti scarichi il PNG del grafico. Esiste un'applicazione pure fatta con Arduino, cioè che interfaccia, cioè si trova di tutto, per OpenRP si trova di tutto. La cosa bella di OpenRP è che totalmente al 100% open source. Io ho conosciuto il Luke quando lo conoscevo già, però siamo venuti in contatto quando sono venuto a vedere un incontro, loro avevano scritto sulla loro candina, c'era scritto come superare la crisi con l'open source. Non so se qualcuno se lo ricorda. Questo è totalmente open source, ok? Io avrei finito. Ci sono casi in cui il programma dice al management come si deve comportare, quindi ci sono dei casi in cui il programma chiede di fare delle cose che magari il management oppure i risultati vorrebbero fare, e questo fa arrabbiare molto
il capo dell'azienda, dice che vorrebbe fare una cosa così, che magari non è proprio il massimo della logicità, però lui lo vuole fare così. E io ho sentito che a volte esistono dei casi in cui il programma, non questo, tipo la SAP, vieta di fare, e la gente si arrabbia perché quello è un manager, tipo il nipotino del il numero 2 della Microsoft, non è il caso della Microsoft, e SAP gli vieta di fare le cose, succede anche qui. Allora, vi dico solo questo, allora, questo diciamo nasce come antagonista di SAP. Però è così. SAP, non so, lo conoscete SAP? Cioè, c'era la Fiat, c'era Angelini, c'era la Tox, cioè è un signor software, non è che sto dicendo. Vi dico, questo, allora, OpenRP, dicevo, è un RP puro, cioè segue i processi. Se un'azienda vuole fare un processo diverso, cioè lo si può fare, perché questo alla base di questo c'è un workflow che uno può pure modificare. Esiste anche il modulo, per esempio, che c'è la doppia validazione dell'ordine di vendita, questo è un esempio, lo si può fare, bisogna cambiare il workflow, però il workflow c'è la documentazione, è un file XML addirittura, cioè questo standard a libero sito, anche perché il successo di questo software è che sta tutto sul launchpad, e cioè non è che uno si sveglia la mattina e dice facciamo così, cioè è una cosa condivisa da tutti quanti, e ripeto, cioè sta in 100 paesi in tutto il mondo, quindi molto probabilmente comunque se c'è una cosa che vogliamo fare in un certo modo, per forza la si può fare, però forse se ci serve solo noi, magari qualcosa stiamo sbagliando pure noi. C'è andato al CEBIT l'anno prossimo? Come? Al CEBIT e a nove, c'è andato alle nostre fiere. Allora, diciamo che OpenRP di solito già di per sé fa degli eventi giganti, ok? Quindi non so se ci andrà. Io adesso l'hanno fatto poco tempo fa, loro di solito fanno in Belgio. Loro sono, allora, il Fabian Pickers è belga, è un ragazzo, cioè ha 35 anni e ha un impero, vi invito a trovare su internet la lettera che lui ha fatto, una lettera molto personale, bellissima, che racconta la sua vita in veramente una piccola lettera, cercatela, perché lui racconta un po' come è nato il tutto, e è veramente interessante, è un sogno che si è avverato. Grazie.